presentata la lista dei candidati su Torino e Piemonte e il kit del candidato che illustra una serie di istruzioni per ogni candidato. Insomma, non volete correre il rischio di perdere nemmeno una X con questo sistema elettorale? Sì, perché il sistema elettorale è nuovo. Il rischio che ci sia chi si confonde, chi non sa perché non vuole, non si è documentato, ma non aveva nemmeno l'obbligo nell'immediato di documentarsi, è tale che è meglio spiegare bene. Bignami di programma, anche mi sia permesso questo termine, per agevolare quello che è la comunicazione, la divulgazione, la propaganda da parte dei singoli candidati o da parte dei singoli coordinamenti provinciali. Sarà una sfida a tre appassionante, noi pensiamo di vincere, i sondaggi ci supportano in questo, però non ci siamo mai rilassati perché i sondaggi ci danno avanti. Abbiamo deciso questa volta di fare due campagne, una social e una che ho presentato oggi, quella di manifesti volantini santini pieghevoli col programma, che punta molto su Forza Italia, sulle persone candidate, quasi tutte molto famose sul territorio, e ci tengo a dire tutti residenti in Piemonte, che tutte persone che hanno lavorato in Piemonte, perché ci siamo questa volta rifiutati di cedere ai tentativi di paracadutati. Gli altri partiti mi sembra che non abbiano fatto questo, non capendo che cosa vuol dire il collegio. A fronte dei vostri competitors che hanno schierato anche ventenni, trentenni, la media non scende sotto gli under 40, avete preferito puntare sull'esperienza piuttosto che l'investimento sui giovani? Mi viene una battuta che, dicendo così, caspita, rivelate qual è l'età, e quindi non è bella, una signora non si chiede mai, no, a parte le battute. Guardate, in realtà non è così, nel senso che è vero che magari le figure candidate sono 40 e over 40, ma è vero che candidando noi liberiamo dei posti importanti sulle politiche regionali e comunali dedicate a chi si affaccia alla politica, a chi vuole fare politica, ma inizia a farlo non senza l'esperienza di aver amministrato prima sul territorio e buttato all'arrembaggio in Parlamento come ha fatto il Movimento 5 Stelle. Noi siamo convinti che i giovani della politica siano i 40-50 anni, perché prima di andare a rappresentare il popolo bisogna comunque, secondo noi, fare un approfondimento di quello che è la situazione dell'esperienza lavorativa o anche non lavorativa, un'esperienza importante di anni passati sul territorio per capire quali sono i problemi e avere anche la maturità per affrontarli, perché io non posso far pilotare l'aereo da una persona che non ha il brevetto e non mi faccio operare da un infermiere. Lei è candidato in uno dei collegi più roventi, diciamo, di Torino. Che cosa pensa dei suoi avversari? Io ho abitato in questo collegio, lavoro tutti i giorni da 28 anni in questo collegio, conosco quali sono i problemi, ho capito parlando con la gente quali sono le soluzioni. Il campione di nuoto di 5 Stelle che vive a Brescia e lavora a Verona, non so che cosa ci può portare in una zona così difficile dove il lavoro e la casa sono i veri problemi, oltre all'immigrazione. Il PD non ha avuto neanche il coraggio di presentarsi, perché ha presentato al posto di un uomo, una donna del PD, ha presentato una militante radicale, e quindi andremo a spiegare alla gente che cosa vogliono. Io ho notato che ci sono delle foto in cui sullo sfondo c'è Denis Verdini ancora, adesso sta un po' naspando nel trovare alleanze. Che sia profetica questa foto insieme ancora? Io non lo so, non mi occupo di questioni nazionali. Denis Verdini, preferisco occuparmi del mio collegio e della comunicazione piemontese. Sicuramente Berlusconi, dato per morto da tantissimi, è di nuovo tornato, noi siamo contentissimi ovviamente. Che sia profetico questo mantenere quella foto? Beh, è la foto storica del predellino di Berlusconi, è una dimostrazione plastica di come l'uomo che ci guida ancora oggi, ancorché non sia candidato, è uno che vede avanti, e in questo caso alla sua età vede avanti per i più giovani italiani, ed è questo il dato positivo.